Onorevole Borghi, un minuto, prego. Grazie Presidente. Forse da questo dibattito però chi ci sta seguendo non sta capendo una cosa. Questo articolo è frutto di una grande vittoria del centrodestra che ha evitato una tassazione evidente con il catasto patrimoniale. Quindi qui stiamo parlando di un nuovo testo che il governo non voleva mettere, ma che con la determinazione del centrodestra unito, che quando è unito porta risultati, ha riscritto questo articolo e ora la tassazione patrimoniale non c'è. Dovrebbe essere chiaro per tutti. E al collega Fassina che parla di ridistribuzione, ricordo che la proprietà non è reddito. Se io non ho un reddito ma ho una casa, non devo essere obbligato a pagare nulla. Cosa faccio? Pago con un abbaino? La proprietà, le tasse si pagano sul reddito, non sulla proprietà. E le tasse sulla proprietà che ancora ci sono, noi ci impegneremo come governo del centrodestra a toglierle, perché le tasse sulla casa non devono esserci. Grazie. La prima casa degli italiani non è soggetta ad alcuna imposta. Tanto per chiarire, no? Perché siccome sono diverse ore che discutiamo di questo e pare che si andi avanti alla rapina della casa degli italiani costruita col sudore della propria fatica, vorrei ricordare che qualche tempo fa è stata cancellata l'imposta sulla prima casa. Onorevole Borghi, un minuto. Presidente, comunichi per favore al collega Frattoianni che forse lui è abituato a frequentare gente che le case le occupa, perché chi le case le compra, la prima casa deve pagare imposta di registro, imposta catastale, imposta ipotecaria fissa, cioè tutte queste cose che vanno sulla prima casa, perché qua forse qualcuno se le dimentica. I redditi con cui io compro una casa sono già tassati, con questi redditi già tassati compro una casa su cui mi fanno pagare delle tasse nel momento stesso in cui io l'acquisto e dopo dovrei essere lasciato in pace, invece voi volete prendere e tassarmi anche dopo che mi sono preso una casa. Per il resto però, ragazzi, propaganda da destra e da sinistra, le chiacchiere stanno a zero. Qui c'è scritto nel testo originale, oltre alla rendita catastale, il relativo valore patrimoniale a valori normali espressi del mercato. Queste parole non ci sono più. Tutto il resto è propaganda. Grazie.